cui faceva riferimento anche nell'intervista sul Prota, poi il tiro di coda e ancora la parata che secondo me è stata la più difficile su coda, ha citato anche il lavoro fatto con Sicignano, lo ricorderete, il portiere, ci ha dato anche in Serie A, che adesso fa l'altro portiere della Palermo, qui Brignoli, insomma, sarebbe arrivato il tiro di Ricci che si è coordinato in un lampo, ha trovato solo la traversa, ancora Benevento, che l'occasione crea parecchie, Ricci calcia e Brignoli, ancora una volta, metterci i guantoni, quasi in bagger stavolta, Cota, ci riprova, sempre Brignoli, questa comoda, seppure in due tempi. E Soroschi che controlla, si gira, calcia, non riesce a dare forza però la sua conclusione, e allora il momento è svolta, alla fine del primo tempo Iaio le buca e Soroschi colpisce il capitano, ancora dopo il gol al Verona sblocca la partita, Bucatei non riesce a rimediare Caldirola e Soroschi con il tiro centrale leggermente alto mette fuori causa Montipò. Finisce così il primo tempo e dal punto di vista mentale è già un colpo duro da subire per il Benevento, che però rientra rabbioso nel secondo tempo, la punizione di coda, Brignoli comodo in angolo, calcio di punizione anche dall'altra parte, stavolta per il Palermo, ma è sicuramente dentro, con Del Vito che prova a agganciarla, con Aschia la lascia, Iaio lo calcia, pallone alto, una deviazione, allora Benevento con il cross di Maggio a cercare Asensio, entrato dalla panchina, si gira Asensio contro Muraschi, finisce giù per Sini a 2 metri, lascia giocare, azione che poi si sviluppa per la conclusione di Viola, e questa è l'altra parata che diceva Brignoli nell'intervista come più difficile perché andava dall'altra parte, ha lavorato molto su queste situazioni con Sicignano, questa parliamone, colpo di piede di Brignoli sulla conclusione di buon aiuto, veramente prese tutte. Poi qui la situazione del 2-0 con Puskas che si vola e Taez trafigge, colpisce, non esulta, ma guarda il peso specifico, incredibile quello del romeno, partito in posizione regolare, poi ha bucato un tipo sul palo lungo, il gol numero 9 del suo campionato. E poi buon aiuto, la alza nel finale, la rimette con l'esterno, Maggio ci arriva, ma ci arriva ancora Brignoli quasi sulla riga a negare il gol che potrebbe riaprire la partita, gol che poi alla fine arriva perché Insigne crossa morbido, Asensio la schiaccia e qui Brignoli non riesce ad arrivarci, non riesce ad arrivarci nemmeno Rajkovic, pallone che si spegne in fondo alla porta, 2-1, 5 di recupero in cui il Benevento prova a spingere, prova a pressare, prova a pareggiare la partita, ma non ce la fa.